Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Qui è sempre Toto che vi parla ed oggi andiamo ad analizzare una tastiera che mi avete chiesto voi, ovvero la Logitech G213. Scopriamola insieme. Se avete visto il video del mio setup che vi lascio qui sopra nelle schede, sapete benissimo che uso quotidianamente tante periferiche Logitech, cuffia, tastiera e ben due mouse. E generalmente ogni volta che mi si presenta l'occasione di testare una nuova periferica di questa azienda sono molto felice perché seppur con i suoi difetti mi ha abituato ad alti standard di qualità. E quindi quando mi sono approcciato alla G213 per la prima volta ho avuto aspettative molto alte. È una classica tastiera a membrana che simula il feedback di una tastiera meccanica. A parità di caratteristiche ci sono tantissime altre alternative sul mercato che è impossibile ignorare. Ma vediamo cosa offre questa Logitech G213 rispetto a tutte le altre. Una delle feature che più potrebbe attirare l'attenzione è l'impermeabilità. Logitech infatti garantisce che questa periferica può resistere al versamento accidentale di liquidi, ma con un ma, infatti dice che è garantita fino a 60 ml, che non sono poi così tanti. Insomma, in un bicchiere ci vanno ben più di 60 ml. Un'altra cosa che mi ha lasciato abbastanza basito è che rispetto ad altre alternative, anche piuttosto economiche, questa tastiera non ha nessun foro di fuoriuscita appunto per eventuali liquidi versati. Quindi se vi dovesse mai capitare di versarci sopra dei liquidi, l'unica alternativa è prendere la tastiera e svuotarla in un posto sicuro, in modo da far fuoriuscire tutta l'acqua e i liquidi versati. Passando alla costruzione, invece è completamente in plastica. Una plastica, devo dire, di buona qualità. Offre il poggiapolso integrato, che risulta molto comodo qualora doveste scrivere o comunque utilizzare la tastiera in modo intensivo, ed è piuttosto slim, soprattutto nelle parti laterali. Nella parte posteriore ci sono poi due piedini che, al contrario della G910, la tastiera top di gamma, consentono di dare una bella inclinazione a questa G213, cosa che ritorna particolarmente utile se, come me, apprezzate delle inclinazioni importanti. Per quanto riguarda i tasti, sono integrati anche alcuni tasti dedicati per funzioni multimediali. Per controllare il volume, però, in questa soluzione Logitech non ha integrato la classica ghiera, bensì un bilanciere del volume, che devo dire ho trovato più comodo nell'utilizzo di tutti i giorni, perché il click che restituisce vi dà un feedback su la regolazione del volume che non è trascurabile e che torna molto utile. Non mancano poi un tasto dedicato per disattivare i tasti Control e Windows mentre si gioca e un tasto per disattivare la retroilluminazione. Retroilluminazione che è di ottima qualità, ma in cui non sono stati risolti i difetti principali che c'erano anche nella G910. In particolare mi riferisco alla riproduzione del colore bianco, che tende sempre un po' all'azzurrino, insomma non è fedele al 100%, ed è bene saperlo soprattutto per chi tra di voi punta ad un setup minimale o comunque con dei colori il più puliti possibili. Inoltre la retroilluminazione non viene effettuata per ogni singolo tasto, bensì a zone, una scelta che, dato il prezzo di circa 60 euro, non condivido pienamente. Però è possibile gestire tutta la retroilluminazione, quindi per effetti, intensità luminosa e colori scelti, direttamente tramite il software, e in questo Logitech ha pochissimi rivali, perché il software di Logitech consente, nel caso aveste altre periferiche di questo brand, di sincronizzare la retroilluminazione RGB di tutte le periferiche, una cosa che a mio parere è molto bella da vedere. Sempre tramite il software è poi possibile andare ad assegnare delle funzioni macro ai tasti che vanno da F1 ad F12, quindi non manca neanche la funzionalità macro che altre tastiere con caratteristiche simili non offrono. Il feedback restituito alla pressione del tasto è molto più vicino ad una meccanica rispetto che ad una membrana, ma rimane comunque una membrana, perché Logitech simula uno scalino, anche se per attivare il tasto dovete effettivamente arrivare a fine corsa. Insomma, è una tastiera neanche troppo silenziosa per quanto riguarda la scrittura e soprattutto per essere una membrana, e a questo prezzo è impossibile non fare un confronto con la Master Keys Lite L, e le differenze sono palesi. Non solo la Master Keys Lite L è secondo me meglio costruita e molto più solida, pur non avendo le funzionalità software, ma integra anche un mouse e una retroilluminazione con colori più fedeli rispetto a questa. Oltre ad un prezzo più basso, in quanto a 50 euro vi portate a casa sia un mouse sia una tastiera
comunque di ottima qualità. Questa G213, al contrario delle altre periferiche della linea Pro 12 di Logitech, rimane un po' in una fascia che è poco desiderabile. Uno, perché il prezzo è troppo alto e a quel punto o mi prendo un bundle mouse e tastiera oppure investo anche 15-20 euro in più e prendo una buona meccanica. Secondo, perché le feature non sono così appetibili per un utente normale, in quanto sì, è vero, c'è la resistenza ai liquidi, però ci sono tastiere che per lo stesso prezzo offrono un'impermeabilità completa e più affidabile. Insomma, se si abbassasse di prezzo al di sotto dei 50 euro, allora avrebbe un prezzo competitivo sia a livello di materiali, funzionalità e qualità offerta per competere ad armi pari, sempre che accettiate il layout US, in quanto non è disponibile con layout italiano. Al di sopra dei 60 euro invece, a mio parere, ci sono fin troppe alternative che la rendono poco appetibile, quindi meglio puntare su altro. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa tastiera. Io vi lascio qui sotto in descrizione il link nel caso stiate cercando maggiori informazioni e anche ad alcune alternative in caso siate interessati all'acquisto di una tastiera su questa fascia di prezzo. Lasciate un bel mi piace se questo video vi fosse piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!